Allora, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui nuovamente con la mia amica Alice e siamo qui per farvi, penso, uno dei video più richiesti degli ultimi 3 anni su questo canale, ovvero un video generale e anche forse un pochino più specifico sull'università, il più specifico che io abbia mai fatto e che farò mai. Ho deciso di farlo adesso in compagnia di Alice, in primis perché chiaramente abbiamo entrambe frequentato la stessa università, però siamo due persone diverse, quindi chiaramente con punti di vista magari diversi. Il motivo per cui vi sto facendo adesso questo video è perché, come saprete, il 1° luglio, esattamente una settimana fa, tra l'altro, quasi, tra un'oretta diciamo, ci siamo laureate ufficialmente. E quindi ci sembrava, diciamo, una buona occasione adesso di chiudere questo capitolo laurea appunto sul mio canale. Tutto vi dico che quello che sentirete in questo video è dove siamo andate, come ci siamo trovate, cosa ne pensavamo prima, cosa ne pensiamo oggi e se lo faremo di nuovo la stessa scelta potendo tornare indietro. Quindi proprio la nostra opinione sincera, manco a dirlo, non siamo pagati dall'università, magari, ma non è stato così. Quindi è proprio una cosa fatta di nostra spontanea volontà, in alcune situazioni anche contro, perché non diremo tutto che è stato tutto rose e fiori, poi insomma vedrete a breve qual è la nostra opinione. Però oggi sono qui per dirvelo, anche perché a breve ci saranno gli open day fino a settembre, infatti. Quindi insomma mi sembra molto utile dirvi adesso che magari molti di voi si saranno maturati o comunque magari hanno fatto un anno da una parte e non si sono trovati bene, come è successo a me, e vogliono cambiare e quindi mi sembrava adatto. Inoltre dico che io avrei pagato oro per vedere un video del genere quando mi sono iscritta, perché non ce ne sono, no, e non se ne sa abbastanza, e quindi cercheremo di darvi più informazioni possibili su questo argomento. Quindi dove siamo andate? Dai, fai questa rivelazione. Noi abbiamo frequentato per 3 anni lo IED, che è l'Istituto Europeo di Design. Ci sono diverse strutture, sì, diverse sedi in tutto il mondo, perché a livello internazionale, quindi che ne so, dal Brasile alla Spagna, ovunque, sì, insomma. In Italia ci sono quante sedi? Torino, Milano, Firenze, Roma, che ce n'è anche una Venezia, al sud, però non mi ricordo, Cagliari. No, forse Palermo o Catania, forse Palermo, non lo so, comunque ce n'è anche una al sud. La particolarità di questa università è avere facoltà particolari, non tradizionali, sì, quindi troverete dal video making, quindi come diventare colui che monta i video tipo film o videoclip musicali, a fotografia, a moda, al sound designer, regia, insomma c'è un po' di tutto, grafica, quindi tutte quelle facoltà che diciamo tendenzialmente non si trovano nelle classiche università. Noi abbiamo frequentato design della comunicazione, nello specifico comunicazione pubblicitaria, però adesso il corso è cambiato, quindi non sì, so se c'è soltanto design della comunicazione, sì, però noi siamo stati l'anno particolare in cui abbiamo fatto comunicazione pubblicitaria, che era proprio una cosa a sé. Allora, io personalmente ci sono arrivata tramite internet e sapevo che mi piaceva il mondo della pubblicità, il mondo della comunicazione, del design, e quindi ho scritto proprio su Google università comunicazione pubblicitaria e ne sono uscite diverse, devo dire, anche facoltà un pochino più tradizionali come scienze della comunicazione, però lo IED mi ha incuriosito perché mi sembrava un pochino più incarnasse quelle che erano le cose che io volevo fare, insomma. C'è da dire che la principale differenza tra lo IED o comunque l'università simile allo IED, perché c'è da dire che oggi hanno aperto anche altre, tipo qual è quella che ha aperto adesso? La NABA? NABA, PASAR, RUFA, insomma sono tantissime adesso, tante. 3 anni fa erano meno e quella che spiccava di più era lo IED. Sì, è vero, la RUFA ha aperto l'anno scorso. Vabbè, comunque oggi ce ne sono tante, quindi informatevi bene, andate a tutti gli open day e scegliete quella che vi sembra più adatta alle vostre esigenze. Io personalmente ero andata a vedere soltanto lo IED. Sì, anch'io. E quindi è quella che mi ha più conquistato. Dicevo, comunque, la differenza sostanziale tra scienze della comunicazione o comunicazioni similari nelle università più tradizionali, quindi Sapienza o altre, o anche altre private, è che fondamentalmente è come viene gestita la materia, nel senso che noi abbiamo fatto più che altro parte pratica, ma questo ve lo dirò tra pochi secondi. Quello che volevo dire è come ci sono arrivata io. Io ero nella tunnel della disperazione di giurisprudenza, non sapevo come uscirne. C'è da dire che io avevo la grandissima passione per YouTube, quindi già la comunicazione era in me senza che io lo sapessi in qualche modo, e mi piaceva la parte social, mi piaceva ciò che era grafica, perché comunque io un po' manettavo su Photoshop, eccetera.
E mio padre mi ha proposto appunto questa università, mi ha detto guarda, l'hai mai sentita? Così sono andata all'open day e nonostante io e mia madre fossimo molto scettiche, perché siamo due persone estremamente prevenute con tanti pregiudizi, ci ha conquistato. Cioè io devo dire che l'open day mi ha scaricato un peso dalle spalle gigantesco, non lo so, io mi aspettavo un ambiente un po' troppo gnagnè, invece ho trovato un ambiente che mi faceva sentire a mio agio e perfettamente capita. Un ambiente totalmente diverso, cioè mi aspettavo un ambiente di artisti impazziti, ti giuro. Beh, qualcuno non so c'è. Qualcuno c'è, però comunque sono persone normali come me, come noi, quindi quello mi ha tranquillizzato molto anche a me, perché appunto mi aspettavo... non lo so, un ambiente più artistico e io non mi sento molto artista, quindi non mi sarei ritrovata. E quindi, vi dicevo, la differenza sostanziale è come viene approcciata la materia. Nel senso che si studia, perché comunque noi abbiamo fatto molti corsi teorici, abbiamo fatto storia del cinema che era un malloppone grosso così, e poi insomma abbiamo fatto molti esami teorici, però... la materia, quella su cui poi tutti laurei, quindi nel nostro caso la comunicazione pubblicitaria, è fatta in maniera molto molto concreta, quindi sì, molto pratica. A contatto con il computer, anzi costantemente, con il computer è fondamentale per affrontare università del genere, quindi utilizzo dei programmi, come funzionano, come non funzionano, chicche, quindi informazioni che servono ma che non si imparano strettamente su libri. Diciamo è molto affidata alla competenza dei professori questa scuola, sì, a mio avviso, moltissimo. Che però sono nella maggior parte dei casi validi, nel senso molto estremamente competenti, sempre. Sì, non sempre sempre, però insomma nella maggior parte dei casi, ma questo penso che capiti ovunque, dal liceo all'elementari a qualunque altro tipo insomma di università. E quello che stava dicendo Martina sul fatto che è un'università molto pratica non vi deve spaventare, perché a me avrebbe spaventato, come sì. Hai detto, cioè arrivi là e non sai usare niente, va bene comunque, cioè sì, io sono bisogna, entrata, anche a livello zero sì, va sì. Benissimo, io forse avevo aperto Photoshop qualche volta, ma perché mi piaceva smanettare, modificare un po' le foto, usavo foto sul Mac per cambiare un po' i colori, così, però non sapevo usare niente, quindi ti insegnano proprio da apri zero. File. Esatto, no, da apri il computer, esatto, si inizia fino ad arrivare alla fine dove si impagina su InDesign, che manco uno se ne, sì, de notte, manco uno se ne rende conto. E non bisogna saper disegnare, perché no, questa è una cosa che mi è stata detta, non bisogna saper disegnare, comunque se avete un qualunque tipo di dubbio andate lì e fate colloqui con chiedete, le sì. Persone che si occupano, cioè c'è una buona assistenza, quindi che vi sta molto dietro. Sì, quindi... si può anche chiedere il colloquio per esatto, potete fare dei colloqui personali che sono gratuiti, quindi non vi fate problemi, chiamate, capite che cosa vi dicono e capitene un po' di più, perché mi rendo conto che da fuori è un mondo in cui si entra abbastanza complicato. Complesso, quindi l'informazione è sempre il miglior modo per venirne fuori, ecco. Ok, quindi quali sono stati un po' i punti di forza e di debolezza di questa scuola? Secondo me i punti di forza sono state le opportunità. Ci sono state date, oltre agli esami, diciamo, quelli in scaletta tradizionale, tantissime opportunità di lavoro, di attività extra, extracurricolari. Che danno crediti chiaramente poi per certo, la laurea. Per la noi l'abbiamo fatte tutte. Tutte. No, tutte una quelle... sola sì, l'abbiamo una, fatta. No, perché eravamo proprio oberate di lavoro e non potevamo farcela. Sì, sicuramente questo è l'aspetto migliore di scuole di questo tipo, ovvero che ti permettono di arrivare a degli ambienti e delle situazioni dove non potresti arrivare mai. Con le tue forze. E noi abbiamo fatto tantissime attività appunto extra, che però poi sono rivelati dei lavori, nel senso che poi sul campo erano dei lavori veri e sì, propri, non è che non viene c'era chiaramente retribuito, no, non sono chiaramente retribuiti, però diciamo che non c'era il professore che insomma pulisce la bocca dopo che hai mangiato, nel senso sei totalmente autonomo, sei supervisionato, quindi comunque la responsabilità banalmente, ecco, non è tua, però tu sei con te stesso, indipendente, come dire, quindi impari moltissimo, perché secondo me lavori di questo tipo, chiaramente, non sì, stiamo parlando di giurisprudenza, medicina, economia, lavori di questo tipo, quindi lavori pratici, con che concretamente appunto devi fare una, devi, non so, post-produzione di una foto, di un video, sound, sono cose che devi imparare facendole, non puoi imparare su un libro come si scrive un jingle, lo devi fare per poterlo imparare, e questa è sicuramente la più grande opportunità che università come questa ti offre, insomma. Un altro punto di forza che mi viene in mente è sicuramente il fatto che i professori siano dei professionisti nell'ambito in cui insegnano. Nel senso che il nostro professore di, non lo so, di marketing è un account in un'agenzia. Il professore di art direction è il direttore creativo di un'altra agenzia. Cioè sono tutte persone che realmente mettono in pratica ogni giorno quello che ti insegnano. Quindi non è fuffa cosmica, è comunque insegnamento da parte
parte di qualcuno che lavora in quel campo e ha delle certificazioni e appunto ti sa aiutare anche da quel punto di vista. E questo secondo me ha dei grandissimi punti, cioè dei grandissimi vantaggi e anche degli svantaggi. Certo. Di vantaggi sicuramente il fatto che tu hai contatti alla fine dentro praticamente tutte le agenzie pubblicitarie d'Italia, più o meno facendo 2+2 sì. e passando da persona a persona. E questo non perché uno debba essere raccomandato, ma perché quando si va a fare un colloquio, chiaramente se la persona che ti fa il colloquio già conosce le tue competenze dopo 3 anni che ti ha seguito e ti ha visto crescere, è sicuramente certo, un grande punto di forza. Lo svantaggio è che, essendo il loro lavoro un altro, in realtà succede che arrivano un po' in ritardo, a volte non vengono. Prestano la massima attenzione. C'è da dire che, apriamo una parentesi, non è sempre così, sta no. molto alla persona, perché come tutto è soggettivo, però accade, perché chiaramente se hai un altro lavoro che è il tuo lavoro principale, è chiaro che il resto sono cose, diciamo che secondo me fanno insegnamento per passione, non per lavoro, sì. e quindi questo cambia tanto, perché è vero, ci metti tanta passione quelle 3 ore che fai lezione, però vuol dire anche che se c'hai poi un impegno di lavoro tuo, la lezione passa non in secondo piano. Non ci porti la pagnotta a casa, no, esatto. Il lavoro proprio, assolutamente no. Allora, uno dei più grandi dubbi che io personalmente ho avuto prima di iscrivermi allo IED, veniamo alla questione spinosa di questo video, era il fatto che avevo tantissima paura che non fosse una laurea, cioè che alla fine dei 3 anni non venisse erogata una laurea, perché su internet si leggono parecchie cose contrastanti. Sì, anche perché molte scuole come lo IED non danno una laurea. Esatto. E quindi, siccome viene sempre chiamato diploma, il diploma sembra sempre la stessa cosa, tipo quello di maturità. In realtà non è per niente la stessa cosa. Cercheremo di fare un pochino di, diciamo, chiarezza su questo punto. Il diploma che vi dà, che viene rilasciato, comunque è stato rilasciato a noi perché non vale per tutti i corsi, ogni corso è diverso, quindi mi raccomando chiedetela come prima cosa, il nostro lo era, quindi è anche uno dei motivi per cui siamo iscritte, sì, sinceramente. Assolutamente. E il nostro diploma è un diploma di primo livello, equipollente a una laurea, di conseguenza stanno sullo stesso piano, cioè il MIUR li riconosce allo stesso modo, l'unica differenza è che il mio non si può chiamare certificato di laurea perché il mio è un istituto e non è un'università. Quindi deve essere per forza un diploma. E quindi è per forza un diploma, ma permettono le stesse cose. Diciamo che la differenza sostanziale, per chi magari di voi non lo sa perché non si è mai informato o perché non c'è mai arrivato al punto di saperlo, come dire, è che il diploma, quello che potete prendere in un, diciamo, istituto professionale, non vi permette di accedere a dei concorsi pubblici, a cui si può accedere soltanto se siete laureati. I diplomi, tipo nel nostro caso, che sono appunto equipollenti a una laurea, invece ci permettono di accedere, esatto. Pertanto sono delle lauree a tutti gli effetti, si chiamano soltanto in un altro modo per stringere. Poi, nello specifico, se vorrete fare questo lavoro poi nella vita, è inutile. Laurea o non laurea, nessuno te la chiede e nessuno vuole sapere niente. Esatto. Però, perché per noi, per esempio, era importante averla. Perché siamo due fissate perfezioniste. Sì, perché nella vita non si può mai sapere. No, esatto, non si può mai sapere. Però c'è da dire che in questo ambito è praticamente inutile. Tanto che molti nostri compagni che hanno magari in passato vinto dei concorsi o avuto in corso d'opera nei 3 anni opportunità di lavori importanti anche all'estero, hanno abbandonato e non si sono presi nessun diploma. Questo perché nel nostro mestiere, diciamo che quello che sai fare e il portfolio che hai è 30 milioni di volte più importante del pezzo di carta che nessuno ti chiederà mai. Veniamo alla domanda, insomma, importante di questo video, ovvero: la sceglieremo di nuovo? La consiglieremo a un'amica? Io sì, l'ho già fatto. Anche io. Allora, c'è da dire che su questa domanda ci siamo interrogate molto e ve ne abbiamo parlato molto anche con i nostri compagni di corso, perché si sa, uno comunque chiacchiera e dice: oh, ma tu la rifaresti? Molti nostri compagni non di corso non la rifarebbero, quindi vi diciamo questa cosa sì, in tutta sincerità. C'è da dire che questa scuola, vi dico come la pensiamo noi, perché su questo siamo proprio al 100% d'accordo, dipende da come la si affronta, sì. Perché, non so come dirvi, medicina è facile da questo punto di vista, nel senso che se ti va di studiare, sei forte, studi tutti i giorni, 15 ore al giorno, ce la fai, vai avanti, ok, mentre chi non gli va di studiare non va avanti. Giustamente. Questa è un'università in cui sia che studi molto, sia che studi poco, vai avanti, ve lo diciamo proprio in tutta sincerità. La differenza dove sta? Sta che poi che cosa fai dopo? Dipende come fate questa università. Questa università vi può dare miliardi di opportunità, come zero e essere una cosa che fate tanto per passare il tempo il pomeriggio. Ma dipende come l'affrontate. Cioè, è tutto all'impegno personale, perché sì. Capace anche che un esame lo passi
preparandolo all'ultimo, non impegnandoti troppo. Però se non ti impegni, questa scuola non ti dà niente. No, ma anche perché se non impari è proprio inutile. Perché è inutile. Cioè, se tu fai un corso di Photoshop e tu Photoshop poi, non anche che prendi 26, ma poi non lo sai usare, e che c'è? Cioè, no, dove vai a lavorare? Colloquio. Ma è al colloquio, sai usare Photoshop? No. Bravo. Quindi questo è un po' il senso. Se vi volete impegnare e farla bene questa università, e dire io da questa università traggo quello che proprio il massimo, la spremo al 100%, spremo i professori, spremo tutti, raga, è un infinito, è un mare di possibilità. Ma poi in generale proprio, anche se entri a contatto un pochino più con i professori, alcuni professori che magari lavorano più intensamente anche con gli studenti ragazzi, ti si aprono una quantità di opportunità, perché poi creando un rapporto, facendo vedere e dimostrando quanto vali e quanto sai fare, chiameranno te per fare il progetto extra, per fare la collaborazione con il cliente. Questo c'è all'OIED e c'è tanto, però chiaramente le opportunità, come sono riservate a chi vuole fare di più. E chi ovviamente sa fare meglio. Magari la differenza è che in una pubblica ci mettevi 10 anni e stavi fuori corso 7, e qua in questa te lauri subito, ma poi se non sai fare nulla, purtroppo, che vai a una pubblica o vai a una privata. Prima stavamo dicendo del fatto che moltissime persone non venivano a lezione. Questo può essere normale nelle università tradizionali, perché moltissimi vanno all'università da non frequentanti, quindi stanno a casa, studiano su libri, certo, e poi vanno a dare l'esame. All'OIED questa cosa non si può fare, è esattamente come un liceo, quindi è obbligatorio, tutti i giorni, sempre. Spesso noi avevamo lezioni anche dalle 8 alle 6 di sera, o da mezzogiorno alle 9 di sera, quindi preparatevi se vorrete fare questa università. A rinunciare alla vita privata. Sarete tutto il giorno all'OIED, è così, purtroppo. Sì, e diciamo, purtroppo, questa, diciamo, è tra mille virgolette la pecca che tutti, diciamo, vivono. In realtà secondo me non lo è affatto, nel senso che chiaramente essendo un'università, ripeto, fatta di cose pratiche, ci devi stare essere lì col professore che perde tempo a spiegarti una cosa 10.000 volte è importante, perché a casa da solo, ma come no, fai a imparare Photoshop un programma che nessuno ti... Cioè, te lo deve insegnare qualcuno. Poi certo, uno può fare anche da autodidatta, ma allora non vai in un'università. Ultima cosa e poi vi lasciamo in pace, poverini. Consigli, diciamo, che vogliamo dare a chi di voi vorrà intraprendere un'università del genere. Innanzitutto preparatevi a sentirvene tirare addosso e dire di ogni colore. Scienze delle merendine, laurea facile, non vi va di fare niente, fate un lavoro facile, bla. Cioè, penso ormai la so a memoria, potrei farci una hit. Un bacione quando vi dicono questo. Diciamo che secondo me la sfida è stata dimostrare esattamente il contrario, perché io me ne sono sentita dire, poi io che sono così tanto esposta ancora di più, però oggi di fatto, e non lo dico con presunzione, lo dico perché sono fiera, noi oggi lavoriamo e ci siamo laureate una settimana fa, sì, e già lavoriamo da un anno almeno lavoriamo, quindi e facciamo il lavoro che ci piace. Esatto, stiamo facendo il lavoro per cui ci siamo laureate e per cui abbiamo buttato sangue 3 anni, quindi insomma sì, vabbè, scienze delle merendine, ridere, prese in giro, ok, però poi di fatto quello che conta è il lavoro, perché ricordatevi che la gara a chi studia di più, ok, dura è divertente, poco, ma dura gli anni dell'università, perché se poi uno non lavora, che senso, che senso ha avuto? O magari finisce a fare un lavoro che non gli piace. Che se siete convinti andate, fregatevene dei giudizi, sì, perché vi giuro che anche i miei genitori avevano dei pregiudizi, cioè ve lo dico proprio anche non soltanto amici o persone viste per strada o utenti su YouTube, anche i miei genitori avevano dei dubbi quando io mi sono segnata, non è che proprio fossero cioè erano molto più contenti per giurisprudenza. A oggi mi dicono hai fatto la scelta migliore che potessi fare, meno male che hai mollato, perché a parte delle soddisfazioni che arrivano se uno è forte, gli va di, guardate, non è tanto essere bravi, è quanto più vi va di fare. L'impegno e la determinazione sono il 101% di questo lavoro, e le soddisfazioni che ci sono arrivate sono inaspettate, inimmaginabili. Le opportunità di lavoro che ci sono in questo ambito sono infinite, enormi, ragazzi. Internet ha aperto prendo un mondo a tutti quelli che hanno voglia di fare, e perché questa cosa ci viene spesso chiesta anche sul profilo di Mea, ma troverò lavoro, ho paura della disoccupazione, là. Scegliete quello che vi piace, ma questo ambito oggi è all'ordine del giorno. Qualsiasi cosa è comunicazione, qualsiasi dal profilo cosa. Instagram di Chiara Ferragni, al ristorante sotto casa, al panettiere in fondo alla strada, tutti hanno bisogno di qualcosa, e questo nei prossimi 20 anni lo vedrete ancora di più. Tra 20 anni il panettiere che oggi c'ha il loghetto mezzo spento, fatto a cavolo,
dal fidanzato, dalla sorella del cognato, tra 20 anni sarà un brand tipo McDonald's con tutti i colori abbinati. Quindi è un lavoro in cui ci sono infinite possibilità, e lo dimostra il fatto che appunto noi siamo riuscite, e siamo due persone normali, non siamo Einstein, no, manco in due insieme, ci siamo riuscite a aprire una nostra realtà e lavoriamo come freelance. Tra l'altro, moltissime persone che non si sanno sono uscite dallo YED, tipo Clio Makeup. Clio Makeup, ma anche quello che ha disegnato Tokidoki, sì, che esatto, è famoso, cioè in tutto il brand di quando noi andavamo alle medie. Tokidoki è da un ragazzo di grafica dello YED. E infatti noi avevamo tutti i muri tappezzati con queste mega stampe di Tokidoki. Sì, tantissime persone sono andate a sfrugugliare, sono uscite da questa università, perché comunque da una formazione, specifica, importante, da una buona impronta, insomma. Poi chiaramente, cioè, diciamo che questa università vi offre tipo il 40 e il 60 ce lo dovete mettere voi. Questo è un po', però se ce la mettete arrivate a 100, però ci tenevamo a farlo ad onor del vero, anche perché molti di voi ce l'hanno chiesto, e perché appunto io mi sono trovata in una situazione simile a qualcuna sicuramente di voi che starà guardando questo video, del dire: cavolo, un'università privata così strana, ma mi butto o non mi butto? Spero che questo video vi abbia dato gli strumenti per capire che cosa fare. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, che la presenza di Alice come sempre vi abbia fatto piacere, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!